capitano, non l'esordio che volevate, nonostante Super Fiorillo. Ma penso che oggi abbiamo fatto troppo poco per far sì che venisse fuori una grande prestazione, quindi resettiamo e analizziamo le cose che non sono andate bene in vista della prossima. Cosa secondo te non è andato bene? Intanto io direi la linea difensiva. No, io innanzitutto c'è da sottolineare che la Salernitana secondo me ha fatto un'ottima partita. E noi siamo stati un po' poco feroci nel ripartire, nell'arrivare in fondo a chiudere magari le azioni, e in queste partite, in questi campi, se non alzi il ritmo rischi di andare in difficoltà, e noi abbiamo sofferto la Salernitana oggi. Nonostante Super Fiorillo, questo forse è la cosa che preoccupa di più, nel senso ci hai messo una bella pezza. Ma no, io credo di aver aiutato magari un po' il primo tempo la squadra a rimanere in partita, ma senza nulla di straordinario, ecco. Quando l'avamo ripresa ci avevo creduto che potessimo tenere il risultato, ma siamo stati un po' ingenui a prendere altri due gol, ecco. Ripeto, oggi non meritavamo di vincere e così è stato. Secondo te il mercato è fondamentale o bisogna solo pensare a lavorare? Ma noi come giocatori abbiamo già tante cose da migliorare, da migliorarci, che entrare in questi discorsi non ci compete proprio. Ecco, noi dobbiamo pensare ognuno a migliorarsi, a vedere quello che sbaglia e cercare di fare meglio. Ed un'ultima cosa, sei arrabbiato o deluso oggi? Tutti e due, perché perdere fa male sempre, all'esordio ancora di più, ma questo ci deve dare la rabbia ora per andare avanti e riscattarci già domenica prossima.